Questa immagine ci dice tutto. Ci racconta com'è andata questa gara, la Gran Fondo Y Sport Città di Valdagno. 80 chilometri sotto la pioggia, su e giù per le colline attorno a Valdagno, in provincia di Vicenza. Sono in 300 atleti a non essersi arresi, pronti a partire. 3, 2, 1, via! Al primo posto nella categoria femminile si posiziona Odette Bertolin, che ci ha parlato della gara, del percorso e delle sensazioni provate sulla bicicletta. Sì, il percorso è stato molto bello, era comunque un percorso medio, molto impegnativo. Diciamo che non lasciava molta tregua perché finita una salita ne cominciava subito un'altra, per cui era tutto d'un fiato, sono stati 80 km tutti d'un fiato. Prima salita di solito arranco un po', sono un po', ripeto, un diesel, per cui oggi invece la gamba girava bene, sebbene anche il freddo e l'acqua, però mi sentivo bene e fortunatamente è stata la domenica giusta, dai. Mi dà soddisfazione, mi danno intanto soddisfazione i risultati e poi mi dà senso di libertà. Quando corro in bici, anche durante i miei allenamenti, da sola, io viaggio. È un'emozione andare in bici. È un gioco, ma è un gioco emozionante. Vedere determinati paesaggi, essere assorta nei miei pensieri per quelle 4-5 ore anche di allenamento mi riempie il cuore. Siamo partiti sotto la pioggia e siamo arrivati sotto la pioggia. E abbiamo vinto tutti. Hanno vinto dal primo, ma ha vinto anche l'ultimo perché è partito. Abbiamo vinto anche noi che l'abbiamo organizzata, che abbiamo lavorato sotto l'acqua, abbiamo lavorato sotto la pioggia. Eravamo tutti inzuppati, però poi ce l'abbiamo fatta. Poi sotto la pioggia così, ad un certo punto ti galvanizza. Ti dà un'adrenalina, una carica che non vedi l'ora di arrivare, per cui frulli e speri di arrivare nel più breve tempo possibile all'arrivo. L'anno prossimo la faremo sicuramente. Mai nessuno ci fermerà, l'abbiamo capito, non ci fermerà mai più nessuno. Se non ce l'è riuscito quest'anno il tempo, non potrà mai farlo nessuno. Veramente, grazie a tutti quelli che hanno partecipato. È stata dura, bella, forte, ma vincente. Ce l'abbiamo fatta. La Gran Fondo Y Sport Città di Valdagno è finita. Sono partiti in 300 sotto la pioggia e sono arrivati in 300 stanchi, sudati, bagnati, ma felici. Smoke screen.